Buongiorno. Ah, dunque, oggi è lunedì, però c'è tutto spostato qui. Oggi è lunedì, piove. Ho aperto un sito web. Il mio sito web ha il mio nome e cognome e .it. Quindi è www.marinaperino.it. Sto andando a San Vito e devo andare a comprare una roba, un integratore, che non so se ce l'hanno, per cui vado mattina, che così se non ce l'hanno ce l'ho entro pomeriggio, ce l'ho, perché devo prenderlo stasera. Oh, c'è gente che passeggia con la pioggia. Cioè, io una cosa che odio è andare in passeggiata con la pioggia, con l'ombrello. Cioè, una cosa peggiore di quella, penso, è una, veramente una cosa che non sopporto, andare in passeggiata con la pioggia, con l'ombrello. No, proprio no. Vabbè, senza ombrello ok, no, però anche lì tenere l'ombrello camminando, poi la pioggia ti arriva lo stesso su tutti i pantaloni, cioè ti bagni lo stesso. No, no, no. Pepe! Vermicchio Pepe, dov'è il piccolino? Sta facendo nanna. Ciao piccolino! Sì Pepe, tu sei più bello. Ciao pompolino. Ciao amichetto. Buongiorno panna. Buongiorno. Non ti si vede, sei troppo nera amichetta. Sei troppo nera bambolina. Pepe, cosa c'è? Mi spieghi cosa vuoi Pepe? Pepe. Maur. Pepe. Amore. Cosa c'è? Dimmi. Ma c'è, hai finito tutta la pappa, amore. Dobbiamo lavare le ciotole, guarda che sporche. Pepe. Amore santo. Oddio, amore. Oh, come siamo un po' dolci, coccolosi. Ciao, panna. Buongiorno. Eccomi qua, come avete visto sono tornata a casa e sì, avete visto i gatti. Oggi avrei voluto portare panna dal veterinario pomeriggio, perché cos'era, da venerdì, no, o da sabato a pranzo, o da venerdì a pranzo, non mi ricordo, zoppicava. Ieri zoppicava tantissimo, ma cioè si vedeva che aveva proprio problemi a camminare, nel senso aveva le gambe rigide, le zampe quelle dietro rigide. E invece poi oggi cammina bene, tutto sommato cammina molto 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 meglio di ieri, e quindi probabilmente ha corso con gli altri due e lei, essendo più vecchietta, si è fatta male. Aia Pepe! Oh, mi si era attaccato alla gamba! Ho fatto abbastanza tardi perché sono le 11:35, quindi sì. Ho tardato un pochino ad arrivare a casa, mi sono fermata da mia mamma. E ogni tanto dico dai miei, ogni tanto dico da mia mamma, perché dai miei quando sono tutti e due a casa, però quando c'è solo mia mamma a casa allora dico da mia mamma. Ieri i gatti hanno, cioè i gatti, Pippo a forza di saltare su, e Pippo e Pepe tutti e due hanno rotto la scala qui del tiragraffi, e adesso è rimasto solo il pezzo di ferro, e loro si divertono a giocare con quello perché non capiscono. Pomeriggio devo tornare in farmacia, ho la maglia fin qua su. Buongiorno, oggi è martedì, adesso chiudo le finestre di camera perché ho aperto tutto, c'è il piccolo che mi viene tra i piedi, ogni volta rischio di cadere. Oggi c'è bel sole, non mi sembra vero perché ieri ha piovuto, ha fatto ghiaccio, cioè in poggiolo io ho il ghiaccio, potrei pattinarci perché avendo piovuto ieri tutto il giorno, stanotte è ghiacciato, e questo fenomeno si chiama gelicidio. Capita spesso
ultimamente, negli ultimi anni sì, capita spesso, quindi anche l'anno scorso era successo. Allì. Ho iniziato a far fuoco, ma devo vedere se ha preso. Sì, ha preso. Perché ogni tanto non metto la legna giusta e non prende, perché non ha aria e quindi non va. Comunque, ho iniziato il fuoco. Anna! Cosa fai? Aspetti ancora un po' di pappa? Sì. Ehi, Banna! Banna! Amore, sei bella. Sono stata di fuori, mi si sono colorate le guance di rosso perché fuori fa freddo. Che robe strane. Ho messo su una lavatrice perché avevo lenzuola ancora da lavare, ma da tanto. E siccome ha sempre fatto brutto ultimamente, non ho più potuto lavarle. Vi faccio vedere la mia agenda. L'ho decorata io così, in realtà c'era una scritta 2016 e qua sotto in fondo c'era tutti i dati dell'azienda, della, insomma, di quello che l'ha data. Insomma. Mi piacerebbe avere una di quelle agende belle, però costano veramente una cosa esagerata. Cioè io non capisco perché costano così tanto le agende. Gloria Fair ha fatto un video che, dove faceva vedere le tre agendine del... com'è che si chiamano? Le... non mi ricordo, carine, a me piacevano tutte e tre, però quella color menta senza la zip, bella, bella, solo con l'elastico che chiude, bella. Ero tentata, perché quelle costano un po' meno, però boh, vediamo se avrò la possibilità, quasi quasi. Pepe? La mia amata candela è quasi finita. Guardate come si è sciolta benissimo sui bordi. Cioè, è una meraviglia sta candela qui. Ho tolto tutte le decorazioni natalizie, tranne questi due che sono appesi, li lascio, perché questi sono abbastanza invernali. Qui anche ho tolto le decorazioni, ho tolto le candele, tutto. Ho lasciato solo queste palline che si accendono, che mi piacciono troppo. Cioè, io ve le ho fatte vedere nel video, ma mi piacciono veramente tanto. Le ho lasciate perché boh, mi piacciono. Poi ho lasciato quelle decorazioni con le pigne e i vasetti perché tanto sono invernali. Devo sistemare anche questo materiale qui, che è quello che mi è arrivato ieri nel pacchetto. Che poi ieri sera, siccome qua a computer non posso stare perché c'è troppo freddo in questa stanza, adesso sono 9 gradi e mezzo ma c'è il sole oggi. Allora, cosa ho fatto? Mi serviva utilizzare questo computer qui. E allora sapete cosa ho fatto? Sono stata di là con il portatile e ho collegato i due computer, così posso utilizzare questo computer con il portatile e insomma mi risparmio il freddo e sto di là al caldo e mi faccio lo stesso le mie cosette. Eccomi qua, è tardissimo, è pomeriggio, cioè sono... no, le 2:15, non è tardissimo, oh mamma che luce, eccomi. Però insomma il sole è andato via. Ho preso la roba che avevo steso e adesso la lascio un attimo in casa che si asciughi, si ti tolga un po' di umidità. C'è il sole, pensavo fosse già tramontato e invece c'è ancora e si vede, no? Che c'è il sole, ecco, cioè mi acceca qua sul tavolo, riflette. Ok, niente, adesso devo rispondere a una mail e il problema è che è in inglese, devo rispondere in inglese. Che bella luce che c'è qui! Una bella luce, il sole è tutto dall'altra parte, però guardate che roba! Che tipo... ma non c'è neanche la neve che riflette la luce! Ma che bella luce! Non mi ricordavo che mia mamma doveva andare alla parrucchiera, infatti l'ho incrociata qua giù e vabbè, io sono venuta qua lo stesso.
Avete visto Antonietta? A parte Stella che si appende alla porta qui del mobile, ma Antonietta sembra... Antonietta, che si chiama Virgola, ufficialmente è Virgola, però io l'ho sempre dato tutti i nomignoli possibili. Si chiama Virgola Antonietta, Petunia, Bertuccia, la chiamo in mille modi e lei risponde in tutti. Praticamente lei, la nera, no, assomiglia tantissimo a Gatto Simon. Sapete qual è Simon? Quello del... su YouTube andate a cercare Simon's Cat. Ecco, Antonietta assomiglia tantissimo a quello, perché ha tutti gli atteggiamenti di quel piccolo cartone, di quell'animazione lì, di quel cartone, chiamiamolo così. E niente. Vero? Manca solo che faccia fame e poi è lei. Cioè è lui, Gatto Simon, ma insomma. Stella sta facendo le unghie. Cosa? Amore santo. Nonnetta. Nonni. I messaggi che mi sono arrivati, purtroppo il video della degusta box, dello spacchettamento della degusta box, l'ho dovuto rendere privato perché c'è stato un problema, però mi scoccia perché oggi doveva uscire, doveva essere online, doveva essere tutto a posto, e questo è stato un errore mio perché non l'ho ricontrollato col computer. Di solito li controllo sul telefono che siano tutti a posto, quando li metto nel computer li ricontrollo, li riguardo, invece questa volta sul telefono era giusto. Quando l'ho messo sul computer non l'ho ricontrollato e l'ho caricato direttamente, e forse è stato un problema perché l'ho caricato insieme a altri video, cioè ho messo tipo 3 video a caricare tutti insieme e forse è stato questo il problema. Questo era il più lungo e boh, è andato in tilt, forse il caricamento beh, vi saprò dire, insomma. Oh, c'è Silvestro, ve lo faccio vedere. Ho tenuto aperto una ventina di minuti di là in salotto, visto che c'è sole e ho appena acceso il fuoco, ho tenuto un po' aperto per far passare aria perché era un po' ormai che non aprivo di là. Ho rimesso a caricare il video, è al 62%, quindi 106 minuti rimanenti, meno di 2 ore ed è online. E praticamente questo video che... aspettate che devo chiudere il mouse, ok, l'ho spento. Praticamente è successo che c'è stato un errore nel caricamento, per fortuna, perché il video che ho nel computer è normale, si sente giusto tutto il video, cioè non dà nessun segno di problemi, quindi probabilmente è stato proprio un errore durante il caricamento su YouTube, e probabilmente, appunto, come vi ho detto, perché ne avevo messi più di uno a caricare insieme e quindi ha fatto quell'errore, o probabilmente è andata via la rete o non lo so cosa, e fatto sta che ha dato quel problema, però adesso è tutto a posto.
Oggi è una giornata grigia, molto grigia, devo dire. Sì, vabbè. Ieri sera, cioè stanotte, sono arrivata a casa, non so che ora era. Oh, forse quasi l'una? No, impossibile, quasi l'una. Non lo so. E adesso vado su da mia mamma che le porto gli appunti di inglese, perché lei non è venuta la scorsa settimana. Eravamo solo in due praticamente. Il fuoco lo faccio dopo e solite cose. Quindi... Silvestro. Alfa. Bene, senti. Ciao, senti. Oh, ciao, Blighty. Ciao, Jimmy. Ciao, Blighty. Ciao, Silvi. Ciao. Amore. Ciao Caetta. Mi è arrivato una busta di Bottega Verde. E c'era dentro, vabbè, il catalogo e questo campioncino che è un trattamento viso per la notte. Poi mi sono arrivati tre pacchettini dei cinesi, sempre questi sono sempre acquisti su Wish. Poi mi è arrivato il Euronova e gli introvabili. Questo qua è Euronova, introvabili, sì, sono la stessa cosa alla fine. Catalogo del bianco 2016, guardate che belle cose che hanno. Anche gli asciugamani, guardate che belli che sono. Adesso do un'occhiata a cosa c'è nei pacchettini dei cinesi. Ho appena finito di registrare due video tutorial. Ho messo anche lo smalto per avere le mani più presentabili. Guardate che bello. Questo qui è dell'Avon. E, sì, è molto estivo, però a me piace tantissimo da usare anche adesso, quindi l'ho messo. Sembrava dovesse nevicare, invece boh, si è anche rasserenato un pochino il cielo, quindi non si sa. Non si sa, io edito questi due video tutorial che ho appena registrato. Anche oggi registro, oggi che è venerdì, ho un prurito tremendo all'occhio, so che non dovrei toccarlo perché penso di avere congiuntivite, però solo un occhio. E pazienza, ormai è l'anno della congiuntivite, anche questo mi sa. Pepe, andiamo? Pepe? Niente, sapete che apro le finestre quando mi alzo e Pepe deve stare lì. Vabbè, in camera le ho già aperte e Panna sicuramente ha fame, sì. Infatti, devo darle da mangiare. Prendo questo qua, l'ho usato l'altra sera per fare il purè, quello finto. E devo dire che è buono questo qua, la soia, questa bevanda di questa marca qui. Perché io ho provato quello dell'Eurospin, quella del Lidl, la soia. Ne ho provate diverse, quella della Valsoia. Tante ne ho provate, di quelle che vendono qui da me, però non mi piacciono. E invece questa qui
non è male, veramente ha un gusto accettabile anche da bere così. E quindi se la trovo in giro la prendo di nuovo questa bevanda. Prima devo prendere gli integratori e dar da mangiare ai gatti che hanno le ciotole quasi vuote, devo pulire per terra. Ma devo fare un po' di cose. Panna, dove è andata? Panna? Ah, forse al bagno. Panna? È al bagno con la coda di fuori, no? Pare ovvio. Ah, un po' di cacao e un po' di bevanda alla soia. Assaggio in diretta. Non è male, non è male, perché infatti ho fatto anche il purè appunto e non... sì, si sentiva il... ho messo tanto sale, tanto formaggio, eppure si sentiva lo stesso tanto quella bevanda, però non era male come purè, dai. Se non si ha niente in casa, ma voglio evitare il latte perché sapete la mia intolleranza è abbastanza grave al latte, quindi devo evitarlo il più possibile. Ecco, ogni giorno io prendo questi fermenti perché sono praticamente per, sì, vabbè, per l'intestino, e siccome io ho qualche problemino me li prendo, e questi qua vanno da Dio, ho già visto i risultati, dopo una settimana ho iniziato a vedere i risultati, però la prima settimana ne ho presi 5 al giorno, anche se qui dicono di prenderne al massimo 3, sì, mi pare, 3 capsule al dì, sì. Ne prendevo 5, poi dopo ho diminuito e ne prendo 4 al giorno, 2 la mattina e 2 la sera. Eccomi qua, non mi sono più fatta sentire, mi sono dimenticata perché Panna non stava bene neanche oggi e quindi ho dovuto starle dietro. E poi ho registrato un video tutorial perché ho creato un altro modulino molto molto bello, mi piace, vorrei farvi vedere l'anteprima però non ve lo faccio vedere. Grazie a tutti voi che mi dite che sto benissimo con i capelli lunghi, sotto al video di Wish, sotto al secondo video di Wish, e lo so, sì, sto meglio, lo so, perché così ovviamente è un taglio molto maschile, però la comodità che danno i capelli rasati, io preferisco, in questo momento della mia vita, preferisco avere la comodità che l'estetica, insomma. Intanto vi saluto e se dovessi registrare qualcos'altro, insomma, vedrete qualcos'altro dopo questo pezzo di video. Quindi vi ringrazio per averlo guardato, questo vlog, e ci vediamo al prossimo.